Zombie Apocalypse. Di nuovo video vlog barra chiacchiericcio. Come state? Spero bene. Allora, te ballerino in bocca, quindi devo togliere tutti i denti, io tutti quelli che marcio e andare a operarmi. Niente, io adesso lavo i piatti e vi faccio vedere un po' di cose belle. Ok, a dopo. Ciao ragazze, ciao a tutte, ciao a tutti, nuovo video barra vlog griccio, dove vi parlo un po' di tutte le mie cose, ovvero adesso lavo i piatti, vabbè, intanto sistemo un po' per farmi spazio per lavare i piatti e le pentole soprattutto, quindi vabbè, niente. Allora, il mio dente scrive quello che uso solito, quello sclassatore per i piatti al limone. Niente, a presto, ciao e a un altro prossimo videoclip. Qui a registrare un'altra clip dove vi faccio vedere che ho appunto lavato i piatti, ho messo un po' a posto e niente. E quindi nulla, adesso tra poco ne faccio un'altra di clip dove vi faccio vedere tutti i prodotti che ho terminato. No, ho terminato, ho stati tutti i prodotti che mi piacciono. E ci vediamo dopo un'altra clip, ok? A dopo. Dunque, questo è un altro clip dove vi avevo promesso appunto, facevo il videoclip della i topissimi del 2023. Vabbè, tutto un videoblog dove ci sono sia che lavo i piatti e sia che parlo un po' con voi. Allora, i topissimi che prodotti che mi piacciono sono uno e questo deodorante che non ho aperto, ma ce l'ho l'altro in camera, c'è in bagno, voglio dire. Questo in bagno, questo che ce l'ho in bagno è un deodorante appunto per le ascelle e mi sta piacendo tantissimo. Profuma da Dio, è come un, come dire, come un profumo che proprio lo metti su tutto il corpo. Invece è un deodorante buono, efficace, sa di pulito, di Marsiglia. Poi, come profumo, appunto, sto parlando appunto di profumi, utilizzo questo Tesoro d'Oriente, acqua profumata, aromatica, un misto d'acqua, di profumazione, buonissima. E mi sta piace, l'ho utilizzata anche oggi. Poi un altro top che ho è questa terra che la ricomprerò, sì, la ricompro perché mi è piaciuta molto e perché soprattutto... come dire, dà la giusta colorazione che voglio per il mio viso. Già sono un fantasmino, ma questo mi aiuta ancora di più. Questa è la Rimmel Sun Shimmer, un bronzer sarebbe qui. Poi, come smalto, che ovviamente lo rimetterò quando tornerò dall'ospedale, ed è questo qua della My Nails Creatine Plus, non so neanche che marca sia, però vabbè. L'ho pagato 7 euro, ci ho anche scritto per su, e non è male per niente, lo devo riapplicare, ma ribadisco, per adesso devo toglierlo definitivamente, e quindi mi ci sono trovata benissimo. Poi, altro tipo di prodotto è questo correttore qui, della L'Oreal, che mi sta piacendo veramente tanto, è infallibile L'Oreal 327 cashmere, sì, esatto, questo qua. Ed è molto buono e mi copre veramente bene le occhiaie, non so se si nota, ma occhiaie non me ne se ne vede, quindi top, mi è piaciuto tantissimo e mi sta continuando a piacere, infatti lo riutilizzerò domani. Poi, aiuto, altro tipo di prodotto immancabile per le mie sopracciglia è questo qui della Douglas. Cos'è Douglas? No, scusate, L'Oreal, anche questo è L'Oreal, credevo fosse Douglas, vabbè. Ed è una matita per sopracciglia, che da una parte è il pettinino, dall'altra c'è la mina retraibile, molto buono. Vi farò una clip appena riesco, se mi riesce, e poi ve la metto come seconda parte. Niente, questo qui è seconda parte, nel senso che ve la metto nell'immagine che parlerà, comunque nell'immagine che vedrete. Questa matita per sopracciglia è molto omogenea,
pettina bene e soprattutto aiuta molto per le mie sopracciglia belle mozzate. Molto buona e mi sta piacendo tanto. Nulla ragazze, adesso se mi riesce farò il clip, immagino, altrimenti va bene così. E niente ragazze, perdonatemi per come parlo strana, ma ho un dente proprio molleggiante che mi sta dando fastidio. Non mi tuole, però mi dà fastidio ed è anche che si sta muovendo da una parte. Quindi devo anche stare attenta a come parlo perché, nel senso che ce l'ho proprio dun 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 dun, come se... Non voglio dire altre parolacce, però ho un dente che è penzolone, quindi devo stare attenta a come mi muovo perché mi duole, se no mi fa male e non riesco proprio a parlare. Boh, vabbè. Niente. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like di supporto, un commento e fatemi sapere sotto questo video, appunto nella sezione commenti, se vi è garbato oppure no. Ciao. Seguitemi su Facebook e Instagram e TikTok anche. Ciao! Zombie Apocalypse.